Bubas torna al gol e contro la Sicula Leonzio regala ad un Vibonese sempre più in crescita la terza vittoria consecutiva al termine di una partita a tratti sofferta ma giocata con cuore e personalità. Mister Orlandi, senza Altobello e Silvestri, lancia Malberti accanto a Camilleri nel cuore della difesa, optando per un 4-3-2-1. Il primo tempo scorre via nel solco di una sostanziale supremazia territoriale degli ospiti, che tengono sotto pressione la retroguardia di casa per i primi 20 minuti. Un predominio però sterile, con il solo acuto di Marano che prima della mezz'ora mette i brividi a Mengoni, grazie ad un tiro di poco al lato. Il pericolo scuote la Vibonese, che di rimessa inizia ad insidiare la retroguardia ospite. Solo dei rossoblu di Orlandi le occasioni migliori. Ci provano Bubas con una conclusione fuori misura e Taurino due volte con una ciabattata che mette in difficoltà Narciso, quindi con un colpo di testa su pennellata di Tito che supera il montante. Nel finale la Sicula Leonzio tenta di sbloccare il risultato con Gammone, ma la retroguardia di casa neutralizza. Nella ripresa la gara è più vivace sin dalle prime battute. Orlandi avanza di qualche metro e inverte le posizioni di Melillo e Taurino passando di fatto al 4-3-3. Al quinto Melillo conclude di poco al lato dopo una pregevole combinazione sulla sinistra. Sul capovolgimento di fronte sono prima Ripa e poi Sainz Mazza ad impensierire Mengoni. La svolta al quindicesimo quando Bubas spezza il suo digiuno finalizzando una magnifica azione sulla destra. Scacca Barozzi per Finizio che dall'out pennella verso il centravanti argentino, che incrocia l'angolino basso della porta difesa da Narciso. Vibonesi in vantaggio e stadio in tripudio. La gara si infiamma anche se bisogna attendere il 29esimo per aggiornare il taccuino, quando Taurino scivola davanti al portiere dopo una splendida azione dei compagni Bubas e Melillo. La squadra rossoblu tiene così alle corde i siciliani, che perdono la verve della prima parte della gara, turbando l'inoperosità di Mengoni solo al 38esimo con un tiro cross sventato a pugni chiusi in volo d'angelo. Ma è nel finale che l'estremo rossoblu si supera con una presa plastica su inzuccata di Marano che vale quanto un gol. Finisce 1-0, vittoria meritata per la Vibonese, i migliori su tutti, Melillo, Tito e Malberti. Menzione speciale alla torsita rossoblu, 12esimo uomo in campo. Ancora non siamo al top. Tra qualche infortunio di troppo, tra qualcuno che ancora non è pronto e così via. Importante è vincere. È una squadra che sta crescendo abbastanza, in questo momento sono tutti predisposti su certi tipi di lavoro e quindi poi alla fine è sempre la partita è la risultante della settimana di lavoro, anche se stiamo giocando un po' a distanza di 2-3 giorni. Però sono contento per i ragazzi e in questo momento va bene così e quindi abbiamo trovato anche determinati equilibri e quindi va bene. Da Vibo Valentia per la CNews 24.